Raga, oggi vi porto con me perché sto andando a vendere il mio iPhone 6. Mamma mia, un colpo al cuore, vi giuro, un colpo al cuore, ragazzi. È stato un iPhone che mi ha accompagnato per tanti anni. 2 anni per l'esattezza, oltre l'iPhone 3GS che mi è durato 3 anni più o meno, e è un pezzo di storia del mondo di Apple Zain, ma devo far posto a nuova strumentazione, quindi purtroppo devo venderlo, ma vi porto con me. Ragazzuoli, buongiorno. Io, come vi ho detto all'intro del video, sto andando a vendere il mio iPhone 6, perché come ben saprete ho iPhone 7 Plus che mi ha fornito Trend Device, e diciamo che è un altro pezzo della mia storia che se ne va. Ma ragazzi, è una conseguenza, perché ve lo spoilerò qui nel video. Devo comprare una nuova componente per l'attrezzatura. Non vi posso dire ancora cosa, però è qualcosa che migliorerà qualitativamente ogni mio singolo video. Spero ovviamente che questo sacrificio sia necessario e che serva, perché onestamente parlando, che cazzo stanno facendo? Mi muovete? Non lo so, qua si sono impantanati. Comunque, spero che questo sacrificio sia necessario per poter fare questa cosa. Perché io personalmente, diciamo che non vedo l'ora di... Questo mi ha tagliato la strada. Ti amo, ti amo. Dicevo, non vedo l'ora. Niente, oggi mi tagliano tutti la strada. Non vedo l'ora di avere questo nuovo strumento che mi servirà per lavorare e aumentare la qualità di ogni singolo video. Di ogni singola cosa che farò sul sito polzain.net, anche su questo canale, articoli e tanto altro aumenteranno di qualità, e serve questo strumento. Io vi do un altro indizio: questo strumento si aggira intorno ai 1000 euro, quindi dite voi cos'è nei commenti, magari cercate di indovinare, e io ovviamente non ve lo dirò, però mi farà piacere leggere i vostri commenti. Comunque, dove lo sto andando a vendere? Lo sto andando a vendere ai ragazzi di Mailboxes. Mailboxes, che ricordo, in Vietnam, e sono, cioè, appena hanno saputo che io avevo intenzione di vendermi sto iPhone, subito, prima che io lo mettessi in vendita, mi hanno contattato per dirmi: Mirko, dallo a noi perché serve a noi. E onestamente, è così che succederà. Io lo sto andando a vendere a voi, cioè a voi, a loro, se voi se mi vedrete. Vi saluto. Ciao Davide, ciao Roberto, ciao Marcello, ciao Enrico, ciao Luca. Comunque, io ragazzi, non lo so, è un po' un sacrificio, perché in questi giorni ho venduto tantissima roba mia personale, non solo dei prodotti che ci inviano, ma ho venduto la mia GoPro, le mie Beats & P, cioè ho venduto tantissima roba per far cassa e riuscire a poter comprare questa cosa. Più ovviamente i soldi ho guadagnato questo mese, eccetera, diciamo che ci sono quasi, e ho raggiunto la cifra quasi di 1000 euro, perché devo riuscire a prendere questa cosa. È una cosa che io non ho mai avuto, cioè nel senso non ho mai comprato una cosa del genere, o meglio così costosa di questa tipologia, perché non, cioè, l'ho trovata sempre inutile, ma adesso lo trovo indispensabile. Anche perché, vi ripeto, sono arrivato ad un livello tale che la qualità dei miei video, dei miei articoli, del mio lavoro in generale deve essere non accettabile, ma eccellente. E visto che l'eccellenza viene premiata, uno sforzo così grande, spendendo così tanti soldi, è necessario. È veramente necessario. Spero ovviamente che apprezzerete questo sacrificio, perché non è facile separarsi da, anche se solo un oggetto, è qualcosa che mi ha accompagnato per tantissimo tempo. E non è facile perché io onestamente vorrei poter non vendere mai i prodotti che acquisto, perché
li ho acquistati con sacrificio, però questo è necessario. Questo è necessario. Va bene, ragazzi, io direi che ci vediamo fra poco. Ci vediamo all'interno del Mailboxes. Speriamo che i ragazzi mi lasciano riprendere, perché ogni tanto hanno del lavoro da fare, non vogliono che io spoileri niente del loro lavoro, quindi alcune volte non posso. Quindi vediamo, vediamo. A dopo. No, i ragazzi, mancava il ragazzo che si doveva comprare l'iPhone, quindi mi sa che ci vediamo domani. Ciao! Altro giorno, altra corsa. Ma che cazzo di capelli ho? Vabbè, direi che oggi, ragazzi, dobbiamo andare di nuovo da Mailboxes, perché devo vendergli quest'iPhone, nel frattempo devo spedire un altro pacco. E che bello, che bella giornata, guardate. Che bella giornata, che cazzo di bella giornata. Vlog, ma intanto, fra poco, mangiamo. Non so cosa, ma mangiamo. Ora ho un problema, perché io vorrei accendere... Aspetta, ok, facciamo così. Facciamo così, vediamo se ci riesco. Ok, dovrei riuscire ad accendere senza morire. Ok, perfetto. Perfetto. Non va. Non va. Vaffanculo. Mettila qua. Ora, il problema fondamentale è che cazzo gli metto dentro quella cosa. No! Oh mio Dio, non devo cucinare. Che bello, ti amo. Poi pasta. Scegliamo il tipo. Spaghetti. Quanti me ne mangerò? Io, raga, mangio tanto, eh. E non cade. E vaffanculo. Sono caduti. Ok, quasi 200 grammi. Ok, facciamone 200 precisi. Tu vieni qui. No, ci stiamo scordando. Accendi la ciabatta. Prendi il telecomando Studio Sport, dove sei? Studio Sport. E questa era una puntata di Mirko in cucina. Non è vero. Ah, raga, ma guardate che figa la mia maglietta. Apple Store Centro Sicilia, bellissima. Ah, spaghetti, andate giù, bravissimi. Gnam, sì, mangia. Il problema è che dopo mi tocca lavare i piatti. Che palle. Ah, finito. Ed ora mi tocca lavare tu. Finito, doccina e andiamo da Mailboxes. Ovviamente accappatoio stile Paul Zane. Comunque, ho finito e ci vediamo fra poco. Tra l'altro, raga, devo ancora iniziare questo. Su Instagram l'avete sicuramente letto, è il numero 72 di Naruto Shippuden. Cioè, è praticamente l'ultimo volume e ancora lo devo leggere. Ce l'ho qua sulla scrivania da un botto di tempo, ma ancora lo devo leggere perché non ho avuto tempo. Vi giuro che non ho avuto tempo. Sì, va. A dopo. Ragazzi, fatto. Non ho fatto ripresa all'interno di Mailboxes perché c'erano davvero tante persone e poi stavano mangiando, stavano pranzando tipo alle 3:10, sti poveri. Comunque, fatto, adesso vado in banca, vado a depositare i soldi e credo che mi mancano circa 300 euro più o meno e il prodotto nuovo che vi ho spoilerato ieri per me, ma tipo qualche minuto fa per voi, arriverà ragazzi, arriverà e sono molto felice perché
questo sacrificio, come ho detto ieri, ripeto pochi minuti fa per voi, è stato necessario, e non vedo l'ora di avere quella cosa nuova in mano, ragazzi. Ma farò un video dedicato a unboxing, farò, non credo, una recensione, perché non è il mio campo, diciamo, cioè comunque non mi interesserebbe farla, però sicuramente farò un video dedicato e basta. Ah, tra l'altro, visto che non so quando uscirà questo video, vi volevo dire, volevo chiedere scusa, ragazzi, perché quando martedì il 25 c'è stata festa, io non ho fatto la live, perché come vi ho sempre detto, durante le festività non faccio live. Però un sacco si sono seccati dicendomi: no Mirko, io aspettavo la live. Addirittura un ragazzo che io conosco, che saluto, ciao Ismael, mi ha detto che era in aeroporto, che stava partendo per Budapest e stava aspettando la mia live per sopperire a tutta l'attesa del volo, eccetera. E ci sono rimasto davvero male, vi giuro, ragazzi, ci sono rimasto davvero male. Comunque, per compensare il tutto, magari una di queste settimane facciamo una doppia live, tipo martedì e giovedì, non lo so, vediamo. Così abbiamo questo problema. Anche perché non era una festa così, diciamo, non dico importante, ma diciamo così gettonata da voi. E un sacco di persone erano a casa, infatti, e volevano vedere questa live. Io ovviamente spero di poter avviare questo problema. Va bene, ragazzi, io vado in banca, direi che ci vediamo ad un prossimo appuntamento, così da farvi vedere poi il prodotto finito, cioè nel senso il prodotto acquistato, anche perché lo devo ordinare e poi arriverà, ma ancora mi mancano dei soldi, quindi sto aspettando di poter mettere tutto in saccoccia praticamente. Quindi fra un altro po' di tempo mi sa che farò un altro vlog, eccetera. Va bene, ragazzi, io come al solito vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo nuovo video. Arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Sono qui con Mirko per Apple Zain. Ciao! Grazie a ApplezZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito ApplezZain.net.